Come valutare una proprietà di lusso in Costiera Amalfitana? Ciao, un saluto da Andrea Crocco. Il mercato degli immobili di prestigio non tiene conto dei dati che vengono usati comunemente per fissare un prezzo. Le compravendite del lusso è un mercato esclusivo dove persone di alto profilo danno importanza a elementi che magari ad altri possono sembrare non indispensabili. Ti elenco alcuni fattori che possono far impennare il prezzo della tua proprietà in Costiera Amalfitana. 1. La privacy. Per darti un'idea, immagina di essere un personaggio famoso. Vivi una vita dove la privacy è un lusso. Ti ritagli quei pochi giorni all'anno per goderti la tua intimità. Mentre fai il bagno in piscina, ti senti osservato dal vicino che ha la finestra proprio lì. Cosa penseresti? Fastidio. Quegli acquirenti lì hanno l'ossessione della privacy. Quando visito una proprietà è il primo aspetto che valutano. 2. Il parcheggio. Il tempo per una persona che guadagna milioni è la cosa più impreziosa. Secondo te, ce lo vedi cercare parcheggio per ore? Oppure lasciare la sua Ferrari sul marciapiede o in una di quelle cunette lungo la costiera? No, cosa? Non ho sentito? Hai detto no, anch'io. 3. Il progetto. Un valore aggiunto alla proprietà che può renderla un oggetto unico è l'idea con cui è stata progettata. Quando in una ristrutturazione si aggiunge una vision, cioè un perché quella pietra è stata messa lì e magari è stata messa da un architetto noto, la proprietà diventa un'opera d'arte. Quindi un oggetto di desiderio per pochi, ma non per tutti. 4. Il posto. La stessa identica casa ubicata a Positano, a differenza di un altro comune costiero, parte già da un valore totalmente diverso, perché Positano è conosciuta e ambita da tutto il mondo. 5. La vista. Ovviamente, se parliamo di una proprietà in Costiera Amalfitana, ci si aspetta dai compratori la vista mare. Quanto più è spettacolare e suggestiva, maggiore è il valore che si aggiunge alla proprietà. 6. Le carte in regola. Dai, dopo è scontato che hai tutto a posto. Ma trattare con persone disposte a pagare bene la tua proprietà, soprattutto dagli stranieri, anche una cucina abusiva può farti andare in fumo alla trattativa. Bene, questi sono alcuni punti cardine che ruota uno studio di valutazione per una proprietà di lusso in Costiera Amalfitana. Se hai altre domande, scrivimi oppure vieni a trovare in agenzia. Ciao!